sto guardando sul campo, c'è un giocatore che non ho mai visto, è la prima volta forse che scende in campo qui a Saronno. Lei lo conosce per caso? Sì, è il mio ragazzo. Il suo ragazzo? Quanti anni ha? 18. 18. E come mai qui a Saronno? Perché l'hanno chiamato per giocare in prima squadra. Dove giocava? Nell'Azzate. Nell'Azzate. Da quanto tempo? Un anno solo, due anni? Ha giocato 4 mesi nell'Azzate e poi è andato in prestito nel Busto 81. Ho capito. E che tipo è? È molto testardo e se si impone di fare qualcosa fa tutto per ottenerla e soprattutto vuole essere molto indipendente. È capriccioso anche e permaloso soprattutto. Però ha tanta grinta e ha voglia di fare quello che gli piace. Da quanti anni lo conosci? Lo conosco da un anno forse, anche meno, e stiamo insieme da quasi 2 mesi. Di che nazionalità è? È ivoriano, della Costa d'Avorio. Della Costa d'Avorio, è da molto qui in Italia? Sì, da quando ha 2 anni, cioè 16 anni che è. Per cui parla benissimo l'italiano? Sì, sì, sì. E va a scuola? Sì, anda, sì. Quel sorriso mi dice tutto, mi dica tutto. Ha lasciato la scuola a marzo di quest'anno, ma la riprende a settembre cambiando istituto e indirizzo. Qui a Saronno, ovviamente. Sì. Ma dove abiterà? A Saronno oppure alla Zia? Rimarrà ad Abbiate, dove abita tuttora. Io l'ho conosciuto perché mi ha scritto un giorno e tramite amicizie comuni siamo riusciti a vederci. Però all'inizio a me non interessava, cioè non mi ispirava molto, non so perché cosa. Poi una sera ci siamo visti a casa mia insieme ad altri amici e lì vabbè è scoccato un po' la scintilla e non lo so, lui dice di tenerci tantissimo, è innamorato perso, anch'io, per cui poi è sempre educato, è molto rispettoso verso tutti, anche verso la mia famiglia è ben accetto e sta parecchie volte a casa mia a dormire eccetera perché sta molto simpatico a tutti, ecco. Riesce bene a fare amicizia e conoscenza con tutti. E per quanto riguarda la scuola, ho detto che andrà a scuola. Sì. Che profitto ha? Un buon profitto la scuola? Finora non molto, però dice di volersi impegnare almeno per raggiungere il diploma. Di? Di meccanica. Allora, il cavo ho preso col motorino, figa! Com'è legno? Vabbè, tieni. Dai, non rallentiamo! Vai, va su! No! Quattro, tre, due,